La Folgore perde un'occasione colossale per provare a saltare fuori dalla zona calda. Contro il Chieti, squadra priva di obiettivi di classifica, i veregrenzi non vanno oltre uno scialbo 0-0. Eppure l'avvio di gara sembrava favorevole alla squadra di casa. Da azione d'angolo Cardinali ha la palla per battere in rete. Fatone chiude lo specchio in uscita, palla sui piedi di Rinaldi, pallonetto e palla alta. Mister Grilli inverte gli esterni del tridente offensivo, Gentile passa a destra e Padovani va sull'out mancino a vedersela con l'esperto del grosso. La partita scorre senza grandi emozioni, il ritmo ammirato in avvio cala progressivamente. Dos Santos spezza la noia provando dalla grande distanza ma senza grande risultato. Marani blocca in tuffo e si va alla pausa. La seconda frazione di gara parte con la Folgore proiettata in avanti a caccia dei tre punti. Colpo di testa di Nazziconi bloccato da Fatone, poi sul capovolgimento di fronte Fiore si presenta pericolosamente solo in area. Gentile è provvidenziale nel rubargli palla al momento della battuta. La Folgore prova a sfruttare le preziose sponde di Pedalino con gli inserimenti a turno dei centrocampisti, ma di spazi non ce ne sono. La retroguardia del tecnico Marino controlla con qualche affanno. Tutto questo prima di replicare pericolosamente con il contropiede solitario di Dos Santos, partito da un calcio d'angolo difensivo, pronta all'uscita di Mariani che salva la porta. È l'occasione più pericolosa del match. Nel finale Grilli aumenta la potenza offensiva inserendo sia Sbarbati che Mandorlini, ma la rete gialloblu, che varrebbe oro, non arriva. All'ultimo respiro arriva invece la girata di Fiore che spaventa i tifosi di casa, poi nulla più. Un punto per parte e bottino che alla Folgore non serve per sognare la salvezza diretta. I play-out ora sono più che un'ipotesi.